Cari quadisti, abbiamo ripreso per un passaggio. Allora, vedete tanta polvere, tanti traversi pochi metri in avanti. E adesso vediamo un pilota dall'esperienza spettacolare, entrata larga, chiusura stretta, massimo metri, massima trazione, signori, Tony Sousa Borg, sella al mezzo di Yamaha. Pur dimostrazione, traiettoria perfetta, ultima o prima curva del circuito. Avete visto? Entra largo, ha chiuso, è andato a mettere le ruote sul terrapieno di destra, non ha perso il culo come invece ha appena fatto il concorrente numero 72-13, sa Dio, c'è più numero lui che andrà anche con un Can-Am del Team Caronna, che ha fatto più strade di traverso che strade in avanti. Vediamo adesso un pilota molto promettente, vediamo Ettore Ventura, il numero 33, che decide di uscire. Anche Ettore qua perde un pochettino di metri in più. Abbiamo visto che abbiamo spiegato la traiettoria perfetta, dicesi traiettoria perfetta di un certo Tony Sousa Borg. Vediamo Andrea Cesari, continua a girare piano, probabilmente ha qualche problema, speriamo che sia solo una preparazione. Vediamo anche Andrea Cesari eseguire la traiettoria perfetta come Tony Sousa Borg. Signori, Andrea Cesari, 18 anni, e ha la testa per ottenere le traiettorie migliori, e questa è veramente una cosa importante. Vediamo Mattia Torracchi in arrivo. No, non ha chiamato, ma comunque il concetto è Andrea Cesari, anche lui sta lavorando sul salto della casina. E vediamo in arrivo quando passerà Tony Sousa Borg, se ci darà un'altra dimostrazione. Eccole, questa volta ho preso una vera legnata, però di traiettoria perfetta, è stata terra, no, ha perso troppo il sedere, avrà perso un mezzo secondo, sarà anche stanco il quarto giro. E adesso vediamo Tony Sousa Borg, lo seguiamo fino al salto della casina. Non abbiamo ancora visto veramente dare il meglio di sé per Dillon Zimmerman. Vediamo Tony Sousa Borg, no, non ha neanche provato la casina, bello tranquillo. Ecco qua il numero, no, troppo traverso, queste cose servono al circo. Vediamo piloti che tagliano, lo sanno già. Ecco Andrea Cesari, questa volta sta veramente spingendo, il nostro Andrea. Vediamo anche lui se sfoggerà un'altra traiettoria perfetta. No, la traiettoria c'era, ma ha perso un po' troppo il sedere in entrata, quindi ci ha rimesso qualche mezzo secondo. Comunque prendiamo il tempo al buon Andrea Cesari. Vediamo se vediamo Dino Zimmerman che sta sfruttando la cavalleria del suo Can-Am di S450 ufficiale Can-Am Canada del Team Motoworks DVT. Andrea Cesari non ha potuto fare il salto della casina perché è bloccato dall'altro. Seguiamo al Dino Zimmerman che chiude il salto della casina. Signori, questo pilota lo fa incazzare, perché sembra che pigli per la chiappa, sembra che vada piano, non ne esce, poi esce di pista, rientra, gli si chiude la vena e chiude ed è come un assassino. Grande Dillon Zimmerman, ha chiuso il salto della casina con un anticipo che spettacolare. Direi che non abbiamo visto neanche Nicola Montalbini chiuderlo con un vantaggio di metri così elevato. Bravo Dillon, veramente niente ma niente da dire, spettacolare. Questa gara si preannuncia veramente dura, speriamo solo che Nicola Montalbini rientri dall'ospedale senza alcuna conseguenza per la gara di domani,
Ricordiamo che Nicola ha più volte provato questo crossodromo e quindi non ha proprio questa enorme esigenza di conoscerlo. È ovvio che svolgere con tranquillità e senza botte il turno di oggi non gli avrebbe fatto sicuramente male rispetto all'incappare in una caduta e andare a finire all'ospedale. Vediamo anche il compagno di squadra di Dylan Zimmerman che dà una botta di gas. Vediamo Dylan Zimmerman all'arrivo, una marcia corta, scala una marcia, perde qualcosina all'ultimo. E adesso lo Zimmerman che ha chiuso il salto della casina va piano perché non vuole andare a farsi vedere adesso il compagno di scala. Ragazzi, ma cosa si proteggono le proprie geste, le proprie traiettorie questi piloti? È una roba impressionante. Se chiude adesso il salto della casina lo Zimmerman dopo essere andato piano per metà pista sarebbe un insulto a tutti gli altri piloti. E mi sa che lo tira questo insulto. Signori, seconda chiusura del pista di fila del salto della casina per Dylan Zimmerman senza alcun tipo di problema. Vediamo Tony Sousa Borgia, la pista è un po' in crisi. Vediamo Amerigo Ventura, seguiamo Tony Sousa Borgia. Eccoli. Vediamo, Amerigo Ventura ha mollato, Tony Sousa Borgia, si troverà Amerigo Ventura che procede lentamente davanti e quindi sicuramente il salto della casina non ce lo faranno vedere. Vediamo Tony Sousa Borgia che ha superato Amerigo Ventura che magicamente sembra aver ritrovato lo stato fisico, vecchio volpone di un Amerigo che si è fatto superare dall'altra vecchia volpe, Amerigo vecchio volpone ma 18 anni, si è fatto superare da Tony Sousa Borgia e poi immediatamente gli si è attaccato alle costole per strappare ogni millilitro di sapienza dal maestro Tony Sousa Borgia e riuscire ad ampliare e incrementare la sua velocità sul circuito grazie alle traiettorie del vecchiaccio Tony Sousa Borgia, che comunque nelle curve in appoggio. Grossa differenza tra i nostri piloti e i piloti esteri che arrivano dagli altri campionati, soprattutto dal francese, è sicuramente la capacità di sfruttare le curve in appoggio, quindi le curve in parabolica sulla parte esterna. E il Dylan Zimmerman ci sta dando manciate di gas e chi rallenta è finito il turno. Era indeciso se portar via l'omino del fine turno o meno. Comunque signori, complimenti, Dylan Zimmerman, la prima volta che vede il crossodromo, un secondo turno ha già chiuso il set della casina. Spettacolo, vediamo Tony Sousa Borgia e vediamo Amerigo Ventura. Bravo Amerigo, bravo che ha preso la curva giusta. Signori, davvero, da quadisti.it, secondo turno prove libere, QX1, un saluto.